oggi continuiamo ad approfondire la nostra rubrica della medicina Regione Lazio insieme alla dottoressa Tiziana Cocco. Salve dottoressa. Buongiorno. Salve dottoressa. Allora, la dottoressa Cocco è un medico chirurgo specializzato in ginecologia ed ostetricia. Allora, dottoressa, come è iniziato il suo percorso? Il mio percorso è iniziato in maniera un po' particolare perché ho assistito all'età di 19 anni al parto di mio nipote e mi sono talmente appassionata che quando sono uscita dalla sala parto mi ha talmente emozionato che ho deciso di fare la ginecologa, quindi è stata una passione proprio. E c'è stato proprio questa sì, colpo di fulmine. Questo colpo di fulmine. Sì. È bello però quando ci si rende conto poi sì. di una passione che uno non pensa. Ecco, non pensava di avere, quindi è bello, bellissimo. Allora, dottoressa, oggi qui nella nostra rubrica vogliamo approfondire una tematica molto importante e sicuramente tanti dei nostri ascoltatori avranno bisogno dei suoi consigli. Oggi parleremo di infertilità. Sì. Quindi secondo me è bello approfondire questa tematica, può far capire a tante coppie, giovani e non giovani, magari ecco qualche consiglio in più, una via d'uscita. Sì, guarda, innanzitutto possiamo dire che citazioni scritte per quanto riguarda l'infertilità di coppia sono state trovate addirittura nei papiri egiziani, datati quindi 4.000 anni avanti Cristo, in cui si cercava di migliorare la fecondità della donna attraverso delle misture di erbe. Quindi questo per far capire che l'uomo ha sempre cercato di migliorare l'infertilità di coppia e soprattutto di risolverla, ovviamente. E, bisogna però innanzitutto chiarire il significato di sterilità e di infertilità, perché questi due termini molto spesso vengono confusi uno con l'altro. Per sterilità si intende l'assenza totale di fertilità, mentre per quanto riguarda l'infertilità si ha quando dopo un anno per le donne che hanno un'età inferiore ai 35 anni e 6 mesi per le donne che invece hanno un'età superiore ai 35 anni di rapporti intenzionalmente non protetti, okay, ovviamente mirati alla procreazione, non sopraggiunge una gravidanza. Ovviamente, secondo le ultime stime, questo problema riguarda circa il 15% delle coppie. E ovviamente si può parlare di un'infertilità primaria quando non si ha avuto nessun concepimento, e di una infertilità invece secondaria quando questa sopraggiunge dopo uno o più concepimenti. E poi ovviamente possiamo parlare di un'infertilità all'interno della coppia, quindi femminile, un'infertilità maschile e anche un'infertilità di coppia. Bisogna capire. E certo, bisogna capire. E, per quanto riguarda, ecco, partiamo magari dall'infertilità femminile. Quali potrebbero essere le cause? Allora, diciamo che innanzitutto l'infertilità femminile incide nell'infertilità di coppia per un 35-40% e colpisce circa il 15-18% delle donne. E varie sono le cause, quindi possono andare da una, in alcuni casi proprio la mancanza del rapporto sessuale per vaginismo, che è un disturbo sessuale che quindi che si manifesta nella sfera fisico-psichico-somatica, quindi non permette proprio il rapporto oppure con molta difficoltà, fino poi ad arrivare ad alterazioni ormonali, certo, a fattori cervicali, dove appunto la cervice è molto importante perché produce la densità produce un muco che veicola gli spermatozoi verso l'utero e verso le tube, e quindi un'alterazione, un processo infiammatorio oppure una malformazione della cavità della cervice uterina può causare infertilità. Poi abbiamo un fattore uterino, quindi una malformazione congenita uterina, quindi un utero bicorne, unicorne, subsetto, setto, oppure su base acquisita, tipo la presenza di polipi, miomi, certo, di sinechie, possono portare anche queste ad un'alterazione della cavità endometriale e quindi a una difficoltà ad avere una gravidanza. E qualora questa si instauri, c'è un maggiore rischio, per esempio, di aborti spontanei più o meno precoci o di gravidanze extrauterine.
poi abbiamo il fattore tubarico, quindi le tube sono l'organo fondamentale, perché è dove avviene l'organo, dove avviene proprio l'incontro del gamete maschile con il gamete femminile, e quindi di conseguenza deve essere, per poter far sì che questo avvenga, deve essere pervio, quindi ci deve essere la sua pervietà, e mantenere la sua funzionalità sia della mucosa che dell'attività dell'apparato muscolare per permettere la contrazione. Varie sono le cause che possono alterare questa funzionalità tubarica, come per esempio la PID, la Pelvic Inflammatory Disease, oppure la presenza di un batterio che è sessualmente trasmesso, la clamidia, che è totalmente asintomatico, può essere totalmente asintomatico, però ritrovarsi poi, risalire nelle tube e quindi provocare seri problemi per la fertilità. Poi non meno importante, l'endometriosi che diciamo è in aumento nell'età fertile della donna, in cui isole di cellule endometriali che normalmente si trovano all'interno della cavità uterina si vengono a ritrovare in altri organi come nelle ovaie, nel peritoneo e anche nella tuba, e quindi provocando gravi problemi di fertilità. Ovviamente questa può essere anche questa asintomatica, oppure invece essere altamente invalidante, quindi qui è importante fare una diagnosi diciamo precoce. Quindi in tutti questi casi che lei ha citato, comunque con accurate analisi si può fare diagnosi. Poi ci sono anche gli stili di vita, quindi questo è molto importante, quindi mangiare sano, sport, non fumare ovviamente anche l'eccessiva attività fisica, l'anoressia, quindi anche l'eccessivo la perdita di peso possono influenzare negativamente la fertilità della donna. Mentre se passiamo alla sfera degli uomini? La sfera degli uomini, anche qui l'infertilità maschile incide nella coppia per il 30% circa, e colpisce circa il 7% degli uomini, e si è visto ultimamente con un trend più giovanile, colpiti più giovani, e varie anche qui sono le cause. Ovviamente abbiamo fattori genetici, abbiamo il criptorchidismo, quindi la mancata discesa dei testicoli nella loro sede nel primo anno di vita. Poi possiamo avere le infezioni urogenitali, le infezioni a trasmissione sessuale, quindi dovute al papillomavirus o alla sifilide, l'epididimite, l'infiammazione dell'epididimo, che è un organo che si trova dietro ai testicoli e che permette la produzione del liquido seminale, la presenza di varicocele, cioè la dilatazione dei vasi testicolari, quindi con alterazione della morfologia e della motilità degli spermatozoi. E poi anche per l'uomo valgono i stessi fattori stile di vita della donna. Quindi una coppia, dopo un po' di tempo che appunto non riesce a procreare, deve farsi venire insomma un po' un allarme, quindi deve sottoporsi a una diagnosi, che per la donna consiste nella visita ginecologica, nei tamponi cervicali e vaginali, nell'ecografia pelvica transvaginale e in 3D, nell'isteroscopia per valutare bene l'endometrio, nell'isterosalpingografia per vedere la pervietà tubarica e infine nella laparoscopia per escludere la presenza di endometriosi o di aderenze. Mentre nell'uomo ovviamente una visita andrologica, uno spermiogramma con spermiocultura, un tampone uretrale, un ecocolor doppler dei vasi spermatici per valutare la presenza o meno di varicocele e un'ecografia prostatica. E comunque ci sono anche dei centri specializzati per queste coppie. Certo, sono appunto i centri di procreazione medicalmente assistita. Sì. E non ho detto ovviamente l'importanza dell'età, del fattore età, perché noi sappiamo che la fertilità sia maschile che femminile risente del normale processo di invecchiamento dell'organismo. Però mentre nell'uomo la produzione degli spermatozoi
Mesozoi non cessa con l'invecchiamento, ma diciamo inizia a diminuire progressivamente e con diciamo con la diminuzione dei livelli ormonali. Nella donna invece questo gioca, l'età gioca un ruolo molto importante sulla possibilità di concepire. E questo perché? Perché noi donne abbiamo una nostra capacità follicolare che ci viene data dal un nostro patrimonio follicolare che ci viene dato al momento della nascita, e sono di circa 400.000 ovociti. Questi 400.000 ovociti ovviamente vanno a diminuire mano a mano che avanza l'età, fino ad azzerarsi intorno alla menopausa. Infatti il periodo di maggiore fertilità della donna è intorno ai 20-30 anni, dopodiché subisce un primo calo intorno ai 32, un secondo calo più drastico tra i 37 e i 38, fino appunto ad azzerarsi intorno ai 50, che è il periodo in cui avviene la menopausa. E in questo momento, diciamo, intorno ai 40 anni, che viene considerato il periodo, diciamo, di subfertilità, infertilità, oltre all'invecchiamento, diciamo, dell'ovocita, si assiste anche ad una ridotta capacità dell'endometrio ad interagire con l'embrione, e quindi in questa fase è molto più facile che la gravidanza, quindi degli aborti spontanei, delle gravidanze extrauterine, oppure se la gravidanza va avanti, parti pretermine, oppure malattie genetiche come la sindrome di Down. Perché questo, per esempio, si è visto che nelle donne di 30 anni la probabilità di avere una sindrome di Down è pari 1 su 1000. A 40 1 su 80, a 45 1 su 30, quindi è molto diffusa. Sì. Come già abbiamo accennato prima, esistono questi centri, ma ecco, come possiamo definire questi centri per allora, dove possono rivolgersi le coppie? Innanzitutto questi centri, appunto, di procreazione medicalmente assistita consistono in una serie di tecniche e di procedure che effettuano il trattamento di ovociti umani, spermatozoi ed embrioni, con l'unico, diciamo, progetto finalizzato alla realizzazione di una gravidanza. E per dare un pochino di dati, secondo la relazione ministeriale del 2015, in Italia nel 2013 si sono rivolte presso un centro di procreazione medicalmente assistita circa 72.000 coppie e sono nati circa 12.000 bambini, quindi rappresentando circa il 2,9% del totale dei bambini nati nel nostro paese in quell'anno. Quindi è un dato importante, quindi insomma è un trend poi in crescita. Quindi sì, un bel supporto danno. Sì, indubbiamente. E lì vengono svolte, ovviamente le coppie vengono seguite, c'è una consulenza, poi possono ovviamente varie tecniche. Le varie tecniche nel quale si possono rivolgere dipende dal tipo di diagnosi che viene fatta. Quindi in base alla diagnosi noi possiamo avere tecniche di cosiddette di primo livello, quindi le meno invasive, che sono rappresentate dall'inseminazione intrauterina, fino ad arrivare alle tecniche più complesse, quelle di secondo e terzo livello, che sono più invasive, sono con la formazione dell'embrione extracorporea, e sono la FIVET e la ICSI, dove nella FIVET l'ovocita incontra in vitro gli spermatozoi, si forma l'embrione e poi viene trasferito a livello della cavità uterina, mentre nella ICSI si fa attraverso una iniezione intracitoplasmatica di uno spermatozoo, e alcune volte questo può essere prelevato anche chirurgicamente a livello testicolare, quindi ancora insomma nei casi più particolari, ancora più invasivo ovviamente. Però è bello, ecco, queste percentuali di successo, insomma, sono dati che fanno sperare tante coppie diciamo che le percentuali di successo le dobbiamo considerare nella sempre
grazie all'età. All'età, certo, purtroppo. Siamo sempre lì. Sì, sì, perché comunque sia fino al 2014 per la legge 40 si poteva effettuare in Italia soltanto la fecondazione omologa, cioè con gameti provenienti dalla coppia stessa. Invece con una variazione della legge nel 2014 della legge 40, ora si possono effettuare anche fecondazioni in vitro cosiddette eterologhe, quindi con uno o entrambi i gameti donati al di fuori dalla coppia. Ovviamente noi su questo non abbiamo ancora dei dati perché è uno studio, certo, ancora troppo breve, però per quanto riguarda per esempio la fecondazione omologa invece, negli ultimi 10 anni, quindi dal 2005 al 2016, non si è visto per quanto riguarda il tasso di successo, è rimasto su per giù invariato, quindi non si è avuto una modifica, che diciamo per la fecondazione di primo livello intorno alle percentuali di successo intorno al 10,9%, mentre quelle della fecondazione di secondo e terzo livello è pari al 18,2%. Ovviamente questa cosa ci fa riflettere per come mai in un periodo così lungo, in cui comunque le tecniche sono evolute, non abbiamo invece riscontrato un miglioramento, uh-huh, delle probabilità di successo di una gravidanza. E purtroppo questo è dato dall'età, perché in Italia le coppie che arrivano ad un centro di procreazione medicalmente assistita sono delle coppie che hanno un'età avanzata, e quindi soprattutto per la donna, anche rispetto agli altri paesi europei, la donna che arriva a fare una tecnica di fecondazione assistita ha un'età pari intorno a 36,7 anni rispetto all'Europa, che invece la donna ha 34,7 anni, e questo incide, e certo, incide fortemente. Senta, dottoressa Cocco, vogliamo dare per terminare un messaggio alle coppie che ci stanno ascoltando? Guarda, il mio messaggio è quello di cercare di fare diagnosi il più presto possibile, quindi qualora la gravidanza non possa avvenire naturalmente, di rivolgersi a questi centri, perché sono veramente in grado di risolvere il problema. Io la ringrazio veramente molto per essere stata qui ai nostri microfoni, per averci dato, ecco, importanti nozioni e consigli. Io ringrazio voi. Grazie mille, ti ringrazio, dottoressa. Molto. È stata una tematica veramente importante, ecco, sicuramente per molti dei nostri ascoltatori. Grazie ancora, e allora alla prossima. Salve, salve dottoressa, ciao a tutti.